Amici di Globus, benvenuti anche stasera. La nostra, come sapete, è una pillola di promozione culturale e letteraria, ma a volte ha anche il compito di ricordare. Diceva Primo Levi, l'Olocausto è una pagina del libro dell'umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria. Ebbene, da qualche giorno, appunto qualche giorno fa, c'è stato il giorno della memoria, perché relativo appunto alle brutture che sono state effettuate da un popolo qualche anno fa. E noi siamo convinti che comunque la memoria non deve essere limitata soltanto a quel giorno, ma appunto deve essere il segnalibro per il ricordo di un passato che non deve mai più tornare. Noi abbiamo iniziato con il pensiero di Primo Levi, purtroppo protagonista all'interno di campi di concentramento, ma come lui noi abbiamo avuto tanti Primo Levi e purtroppo spesso non sono tornati alle proprie famiglie. Le poche persone che sono sopravvissute sono state la testimonianza diretta di quello che ha potuto combinare l'uomo. Oggi questo compito è affidato invece ai documenti, alle foto e a tutto ciò che serve per non far dimenticare. Uno di questi protagonisti, purtroppo, di questa esperienza nei lager era un uomo della nostra comunità. Era un uomo buono, uno stimatissimo professore, poi. Il suo nome era Gerardo San Giorgio. Allora era un giovanissimo soldato dell'esercito italiano che si rifiutò di aderire alla cosiddetta Repubblica di Salò. E per questo fu internato in campi di concentramento. Oggi noi vogliamo presentare un libro che, tramite le lettere che inviava durante la sua prigionia, durante il suo periodo militare, mandava alla famiglia. E testimonia la forza e la determinazione di quell'essere umano, appunto, dicevo, di un uomo buono, la cui cultura e fede lo hanno sostenuto nei momenti peggiori. Per questo oggi abbiamo presente in studio il curatore di questo libro, che è appunto Salvatore Borzì, è docente all'università e ha curato appunto questa raccolta di epistolare Gerardo San Giorgio, Una vita ancora più bella, la guerra, l'8 settembre, il lager, lettere e memoria 1941-1945 di Nero su Bianco. Ciao Salvatore, grazie di essere con noi. A voi grazie. E inoltre abbiamo in collegamento da molto lontano, Parigi non è così lontana, però già siamo ben oltre i nostri confini, abbiamo proprio il figlio di Gerardo San Giorgio, che ormai ha ereditato, diciamo, la testimonianza e questo compito di testimoniare tutto quello che purtroppo il padre aveva subito. Dino è uno studioso, è anche lui un docente, in questo momento si trova a Parigi, ma ci spiegherà anche lui il perché. Ciao Dino. Buonasera a voi. Grazie di essere con noi. Prima di tutto, perché sei a Parigi? In questo momento ho una borsa di studio perché sto completando il mio dottorato di ricerca e quindi appunto mi trovo proprio qui alla scuola normale. In questo momento sei proprio in quel luogo, sei proprio alla scuola. Sì, in questo momento sono proprio comunque qui in sede. E allora, invece cominciamo un po' a raccontare di questo libro. Io non lo chiamerei, non lo definirei tanto un libro, perché è proprio una raccolta di lettere, quindi c'è tutta l'umanità di questa persona. Com'è nato questo progetto? È nato, come tutti i progetti che mi sono capitati fra le mani, sempre per caso. Grazie all'amicizia con Dino e con la famiglia San Giorgio, che mi ha dato la possibilità e l'onore, anche il privilegio, di frugare fra le carte di famiglia,
E un giorno Dino mi disse: senti, c'è mio padre che ha scritto tante cose dall'Ayer, mi parlava della sua prigionia, quindi cose che, come dire, che dal punto di vista umano erano anche molto interessanti, oltre che dal punto di vista strettamente storico. E allora abbiamo detto: perché, no? Non rendiamo un po' più, assai più nota questa testimonianza, che oltre che storica è profondamente umana. Certo. Perché Gerardo visse, io non riesco a chiamarlo San Giorgio, lo chiamo Gerardo, anche se non ho avuto l'onore di conoscerlo di persona, ma di incontrarlo nei suoi scritti, e che colpiscono proprio per questo straordinario senso di profonda umanità, quell'umanità di cui lui fu privato in maniera violenta e brutale dalla violenza di un regime nazifascista che metteva al centro della sua ideologia, della sua visione del mondo, certamente non il rispetto della dignità dell'uomo, ma il rispetto della dignità di un certo uomo. Certo. E quell'idea di uomo che Gerardo, come tu stesso dicevi, rifiutò categoricamente, con quel no, proprio urlato a pieni polmoni, nelle memorie di prigionia in cui lui racconta questo episodio dell'arresto. Il no è scritto con N-O, entrambi a lettere maiuscole. Lui utilizza assai il maiuscolo. Per esempio, quando parla della patria, usa sempre la P maiuscola. Certo. Che è molto significativo. Di rispetto e per quello di rispetto, che è per il sacrificio anche suo, come tu dicevi, 22 anni. Ma infatti, ecco, io voglio fare una domanda a tutti e due, nel senso che la vorrei da te per quello che tu hai potuto rilevare un po' dagli scritti, e poi a Dino invece per la sua esperienza diretta col padre. Ecco, ma un ragazzo che ha 20 anni non sceglie la via più facile, anzi sceglie la via del sacrificio, come dicevi tu. Ecco, secondo te, da quello che lui poi scrive, è stato fatto con consapevolezza, sapeva quello che sarebbe andato ad affrontare, oppure è stato un atto di incoscienza dovuto all'età giovanile? No, secondo me è stato un atto di profonda consapevolezza. Lui sapeva benissimo qual era l'alternativa, anche perché veniva chiaramente detto: o dici di sì a Salò, al fantoccio della Repubblica di Salò, che durò due anni, poi che durò due anni, quindi poi fu una appendice del Reich, certo, hitleriano. E se tu dici di sì, se tu giuri, allora avrai salva la vita. Se non giuri, se dici di no, l'alternativa sai qual è: la deportazione nei campi di concentramento, anche in una condizione giuridica, passimi il termine, assai particolare. Infatti Gerardo San Giorgio fu uno degli internati militari italiani, che fu una categoria, chiamiamola così, inventata da Hitler e Mussolini, che metteva questi eroi al di fuori della Convenzione di Ginevra, per cui il regime poteva farne quello che voleva. Quindi anche da questo punto di vista, no, c'è, come dire, un certo, lui usa la parola nelle memorie, snaturamento, certo, parola assai forte, snaturamento, cioè privare l'uomo della natura di uomo, cioè renderlo a meno di niente. Infatti poi parleremo anche di questo, perché c'è anche quell'altra parola che tu mi dicevi. Sì. Dino, invece, ecco, nel tuo rapporto con tuo padre, ne parleremo anche in maniera più compiuta, però ecco, questa è una prima domanda, te la voglio fare, cioè quando tu pensi a tuo padre che a 20 anni fece una scelta così coraggiosa, così difficile, poi quando tu ti rapportavi a lui, perché lui è venuto a mancare qualche anno fa, ecco, non hai mai chiesto questa cosa, ma tu l'hai fatto, eri consapevole di quello che andavi ad affrontare? Ma naturalmente in tutta la sua vita c'era sempre una costante, che era quella comunque del suo profondo senso religioso che comunque già c'era in famiglia. Esattamente appunto prima della deportazione ci furono comunque due eventi che in qualche modo già annunciavano quella che sarebbe stata poi questa scelta. Il primo riguardava direttamente un suo commilitone. Cosa succedeva? Che lui proveniva da una famiglia anarchica romana, un certo Gino Gori, questo me lo raccontò proprio, diciamo, un altro dei compagni comunque di mio padre, che poi
scelse invece la strada opposta. Andò comunque a combattere a fianco della Repubblica di Salò e fu arruolato comunque nella decima flottiglia MAS. E lui diceva, io rimanevo sorpreso del fatto che comunque Gerardo era l'unico che in realtà comunque andava a trovare questo Gino Gori, in quanto appunto proveniente da famiglia anarchica, lui comunque si rifiutava di fare le marce militari e l'alzabandiera la mattina, quindi era finito appunto nel carcere militare. Cioè noi eravamo tutti stupiti, cioè di come appunto questo ragazzo a volte anche in modo comunque diretto, spontaneo, quasi appunto anche sprezzante comunque del pericolo o delle punizioni che in realtà comunque potevano essergli somministrate, andasse appunto a trovare quest'altro. E lui disse, io dice, non riuscivo a spiegarmi se era appunto già per un antifascismo già appunto di chiara coscienza oppure proprio per il suo sentimento religioso. Ed è vero che proprio comunque 3 giorni prima di finire comunque in mano tedesca, mio padre andò nel convegno eucaristico di Berceto. Quindi in realtà, diciamo, il suo no alla Repubblica di Salò era stato dato proprio da un fatto comunque di coscienza che poi comunque lo accompagnò per tutta la vita. Una parola che oggi spesso comunque è derubricata nel linguaggio comune è coscienza. Lui invece aveva proprio ben chiaro comunque questo senso, tant'è vero che è proprio, diciamo, uno dei caratteri generazionali. Tutta quella classe comunque nata appunto all'inizio degli anni 20, quindi tutta quella classe che era nata appunto proprio con l'ascesa del fascismo, di fatto non aveva mai preso una decisione, tutto comunque diveniva calato dall'alto. Nel momento appunto... Beh, non è tanto diverso oggi, eh? Beh sì, in qualche modo sì. Quindi nel momento in cui comunque dovette fare comunque una scelta, forse la prima della sua vita, la prima scelta generazionale, fu quella comunque di dire no, motivato appunto dal suo cristianesimo, che comunque appunto lo accompagnò poi per tutta Infatti, la vita. Infatti la fede è uno di quei concetti che è stato sempre molto presente nella vita di tuo padre, ma anche negli scritti poi. Certo. Infatti... appunto, io direi che forse sono due i concetti più importanti, non lo so se leggendo un po', che sono quello della fede e quello anche della cultura, cioè del mantenere l'uomo, la dignità dell'uomo nella conoscenza, quindi nella cultura. È così? Sì. E la fede innanzitutto è ampiamente, come tu dicevi, testimoniata non solo nelle memorie, ma anche in queste lettere che io ho qui raccolto. Ce n'è una molto toccante che lui scrive alla famiglia, in cui dice chiaramente la fede mi dà la forza di sopportare l'insopportabile. E quella fede che per un cristiano vero, qual era sicuramente Gerardo San Giorgio, riesce a dare un senso al dolore, che è la cosa più importante, no? È il balsamo e che si mette sopra le ferite del cuore, in un certo qual senso, e che dà la forza. Perché la fede gli diede la forza di vedere la luce nel buio più fitto della disperazione. Che questa sembra quasi un ossimoro, no? Cioè. Però effettivamente, ecco, se c'è qualcosa che ti tiene, tra virgolette, in vita, forse appunto è quella la fede, in fondo. Certo. Non, è quello che colpisce anche, il fatto che lui vedeva Dio in ogni posto, anche nelle piccole cose. Ci sono per esempio dei passi di alcune lettere inviate da Piacenza, dove lui faceva il servizio militare, in cui dice oggi è successo un miracolo. Uno va avanti nella lettura, si aspetta qualcosa di prodigioso, è uscito il sole. E quindi c'è questa capacità, no, di vedere la presenza di Dio nelle, per noi, piccole cose, ma in quella realtà erano delle grandi cose. No, ma assolutamente sì. Ma infatti quello che volevo chiedere un po' a Dino, ma... tu sei stato consapevole di quello che tuo padre aveva passato, forse da più grandetto, ma com'è stato però essere figlio di una persona che era uno dei pochi superstiti ai lager? Ma naturalmente è chiaro che io sono nato comunque tardi, nel senso che lui appunto si sposò comunque tardi, quindi io venni appunto già quando lui era in un'età avanzata, forse appunto diciamo nell'età che in realtà altri sono già nonni. E quindi di fatto quando c'erano i suoi racconti,
E a volte credevo che comunque dipendesse da uno scatto comunque generazionale. Per esempio, mi vengono in mente nella vita comunque di tutti i giorni Scusami se ti alcuni interrompo, passaggi. perdonami se ti interrompo, no, ti volevo chiedere questo, ma ecco, lui ne parlava volentieri o era a ritroso? Perché so che moltissime persone, cioè, non amavano parlare di quel periodo. Tuo padre? Ma io diciamo, l'ho capito attraverso, a volte indirettamente. Per lui era sempre comunque un dolore comunque rinnovato. Per esempio, tutte le volte che c'erano film che riguardavano la Seconda Guerra Mondiale, lui cambiava stanza. E una volta mi colpì molto perché la presenza comunque del lager fu comunque una costante della sua vita. Per esempio, noi bambini, io e mia sorella, a volte facevamo appunto i capricci e lui diceva, beh, dice, se l'avessi avuto io comunque nei lager, cioè questo dice per me, dice, mi avrebbe, per me e per tanti appunto come me, ci avrebbe salvato la vita. Oppure anche appunto il pane raffermo, che lui bolliva solo con l'acqua, diceva, beh, dice, questo dice per me era un miraggio. Quindi già si vedeva che c'era qualche cosa comunque di. Che aveva influenzato molto la sua esistenza, anche proprio nelle cose quotidiane. Sì, e poco fa appunto veniva comunque richiamato Primo Levi e mi viene in mente che una volta che la RAI trasmise comunque un documentario in cui comunque c'era Primo Levi che tornava da Auschwitz, e io chiamai mio padre che era nell'altra stanza. Appena capì di che cosa comunque si trattava, ritornò nuovamente dove era prima senza dire nulla. Quindi evidentemente appunto si vedeva anche nella vita quotidiana che c'era veramente qualcosa che l'aveva toccato comunque in profondità, che in qualche modo aveva inciso pesantemente sulla sua coscienza ed era appunto una traccia indelebile. No, ma cioè, ecco, io credo che quando una persona abbia un'esperienza del genere, che poi l'influenza tantissimo, appunto anche nelle piccole cose, però poi nella scrittura io credo che sia sempre evidente, perché Gerardo San Giorgio non ha scritto soltanto questo, ha scritto tante altre cose anche dopo. Certo. Ecco, ma cosa si evince in questa scrittura? E si evince l'esperienza del lager, in qualche modo, non è mai richiamata espressamente, tranne ovviamente nelle memorie di Certo. prigionia. E lui scrisse, fu un poeta, ci ha lasciato quattro sillogi poetiche. La prima, La pietra pulita del mare, ebbe addirittura il primo premio Stella d'Italia, prestigioso premio, nel 1971. Scrisse dei saggi di critica letteraria con delle visioni molto innovative Perché lui rispetto ad alcuni. insegnava Insegnava lettere, lettere. prima alle scuole medie e poi alle scuole superiori, e viveva la poesia, l'insegnamento, come esperienza d'amore. È molto significativo questo. C'è una lirica, per esempio, che si intitola Ai vincitori del concorso magistrale, che lui dedica ai suoi alunni, ex alunni ormai, Certo. che hanno vinto il concorso magistrale allora, e quindi da alunni sono diventati colleghi. E dice, ricordatevi che la vostra esperienza è esperienza di uomini sacrati, usa questo verbo molto forte, sacrati, perché la missione, perché l'insegnamento è missione d'amore, ma l'amore serpeggia in tutte le sue opere. Capito. Ed è, diventerà un elemento centrale nella sua visione della vita. Forse è quell'amore, no? Di cui lui sentiva tanto bisogno nel lager. Infatti, per questo voglio passare a Dino, perché appunto questo concetto di amore. Chi ci segue sa che a me piace, cioè, attraverso la scrittura, però, conoscere la persona, conoscere in genere l'autore, ma in questo caso l'autore è simbiotico con la persona del libro, cioè, quindi è molto. Il concetto di amore per tuo padre, ecco, nei confronti della famiglia, com'era? Cioè, vivere il suo amore verso la sua famiglia. Naturalmente, diciamo, il suo era un amore comunque estremamente intriso comunque di delicatezza, diciamo di delicatezza umana. Mi viene in mente proprio comunque diciamo, un episodio comunque a tal proposito. Spesso comunque si parla del lager e comunque noi non ci stupiremmo mai di vederlo come luogo d'orrore. È chiaro. Ci saranno sempre comunque racconti che ci sorprenderanno proprio per questa carica comunque alta di violenza. Ci
C'è però un particolare, un racconto che comunque mio padre tante volte comunque partecipava a casa, che era comunque un gesto di estrema delicatezza. Credo la stessa che poi lui comunque aveva nella sua visione, comunque anche nel suo concetto di famiglia, cioè amore, diciamo, per amore. Il campo era naturalmente chiuso per tre lati dal filo spinato, attraverso il quale comunque passava l'alta tensione, e per un altro lato invece c'era un grande edificio sul quale si apriva proprio una finestrella. Spesso da questa finestrella veniva comunque calato un sacchetto comunque di spazzatura che gli internati comunque militari dovevano buttare. E mio padre dice che non si dovevano comunque subito avventare in questo sacchetto, perché sennò comunque scoprivano che all'interno veniva nascosta comunque una fettina di pane. E questa fettina di pane in realtà aveva permesso comunque a mio padre e anche ad alcuni comunque suoi compagni di poter comunque sopravvivere, perché c'era comunque un limite oltre il quale si era dichiarati inabili al lavoro, e quindi poi si aprivano comunque proprio o le camere a gas, comunque diciamo, o il forno crematorio. E mio padre appunto ricordava comunque una cosa, che vedeva solo una mano che calava appunto questo sacchetto nel quale comunque si nascondeva questa fetta di pane. E probabilmente fu quella comunque che gli permise comunque di sopravvivere. E una volta comunque che il campo comunque fu liberato comunque dagli americani, lui vide che comunque da quella casa proveniva del fumo, quindi all'interno doveva esserci qualcuno. Provò comunque a suonare una volta, a bussare, perché comunque voleva ringraziare che gli aveva permesso forse di avere la vita salva. Non rispose nessuno. Una seconda volta, nessuno comunque rispose. Una terza volta, neppure. Allora mio padre lì capì una cosa, che qualcuno aveva agito il bene per il bene, cioè aveva fatto in modo che comunque quel bene fosse dato gratuitamente, senza appunto avere nulla in cambio. E non sempre mai, se fosse comunque di un ufficiale, di una donna, di un bimbo, nessuno, comunque quello che gli aveva voluto salvare la vita non aveva neppure comunque voluto essere ringraziato. Quanti erano? Ti ha mai detto quanti erano in quella divisione? Non so come sia, in quella camerata. Sì. Allora, quelli che partirono, che furono comunque catturati con lui, erano 300. Se ne salvarono soltanto 6, anche perché alla fine ci fu un ultimo tentativo surrettizio da parte dei tedeschi, cioè avevano avvelenato il deposito dei viveri. Mio padre comunque arrivò ultimo e quindi non riuscì appunto a prendere nulla, e quella fu proprio comunque la sua salvezza. Quindi comunque ne sopravvissero di quei 300 comunque soltanto 6, e uno morì durante la strada del ritorno, quindi appunto diciamo 5 su 300. Questo ci fa capire un po', cioè se in una camerata appunto, mamma mia. Invece un altro aspetto molto importante nelle lettere, ma comunque negli aneddoti un po' che noi sappiamo, era la cultura. Cioè Gerardo San Giorgio conosceva a memoria la Divina Commedia. Sì. Non so se è tutta, se è un cantico, però già è qualcosa di... Ecco, e la cosa che mi ha colpito è stato questo: leggendo appunto Primo Levi c'è un passo in cui lui cerca di ricordare la Divina Commedia per ingraziarsi qualcuno dei propri aguzzini e magari potersi un po' salvare la vita. Ecco, lui c'era anche questo, nel senso che questa capacità della cultura rispetto agli altri nasceva fuori, era allo stesso modo, cioè non... Secondo me sì, perché il ripetersi delle terzine di Dante, il ripetersi tanti canti dell'amato Leopardi, che era un poeta che lui amava moltissimo, ed avere anche la consapevolezza che la poesia nasce dal dolore, e rivivere con la memoria, certo, della letteratura l'esperienza del dolore dei poeti, in qualche modo in quella situazione lì aveva anche un carattere consolatorio. Certo, no? Perché è uno degli elementi, no, che gli permise di vedere la luce nel buio, fu anche proprio l'amore verso lo studio, verso la letteratura.
in tante sue lettere scriva alla famiglia raccomandando vivamente: fate in modo che i miei studi non vadano perduti. Beh, anche per esempio le fotografie, tutte le cose, che i libri, diceva, metteteli da parte, metteteli da parte, perché, che poi perché io, quando no? io arriverò. Certo. Ma infatti, Dino, questo, secondo te questo amore per la cultura ti è stato inculcato anche da tuo padre, ecco? Diciamo che lui era uno studioso vero. Perché lui ancora quando arrivò era ancora un ragazzo, quindi non era neanche laureato, lui si laureò dopo. Aveva dato un solo esame, giusto Dino? Aveva dato l'esame di letteratura italiana, perché dopo la maturità classica si iscrisse a lettere e classiche, diede solo quell'esame e poi fu costretto ad arruolarsi come volontario, dice lui, no? e per il servizio militare, periodo di addestramento a Piacenza. E quindi stavi dicendo? No, diciamo, lui era uno studioso vero, io non sono appunto così diligente come lui, però è chiaro comunque, lui aveva un'attenzione particolare anche appunto nel coltivarsi, cioè nel senso, a casa c'erano sempre comunque riviste o libri, e lui passava spesso comunque tutta la giornata o a scrivere comunque o a leggere, quindi in qualche modo anche per un'eco lontana probabilmente è chiaro che qualche cosa comunque forse ci sarà. Ma a proposito dello stile di lettura, io sto lasciando l'ultima parte della nostra chiacchierata, perché mi piacerebbe, poi abbiamo un po' di documenti, andarli a vedere e anche commentarli insieme a voi, per cui, ma io ho notato una cosa, nel momento della scrittura appunto, nelle lettere, forse era anche per non far preoccupare molto i familiari, perché c'era questo rapporto molto stretto anche con i genitori, però stessa cosa un po', con tutti i distinguo. Però Primo Levi, quando scrive, ha una scrittura che è molto profonda, ma cerca di essere leggera per non appunto essere troppo truce. Da lui vedo un po' la stessa cosa. Vedo anche, non lo so, un Benigni, quando ha fatto La vita è bella, che cerca di far vedere quel mondo terribile anche in un modo un po' più leggero per poter... Ecco. Ma questa è... può essere una caratteristica comune, cioè perché secondo te si fa così? Innanzitutto l'esperienza di Primo Levi, se questo è un uomo, è un'esperienza che lui rivive dopo il Lager. Questi i documenti invece che io ho raccolto, alcune lettere sono state inviate durante la prigionia, quindi il contesto, la situazione d'animo è radicalmente diversa. E quello che mi colpisce, che mi fa impressione, è il fatto che in queste lettere lui dica delle bugie, non per mentire, per il gusto di mentire ovviamente, perché ha due problemi da affrontare: il primo, la censura dei tedeschi, il secondo, tranquillizzare la famiglia. E a leggere, mi dicono che mi sono ingrassato, il lavoro mi è caro compagno, fa una certa impressione, no? Perché è un'ulteriore prova, a mio avviso, di quello snaturamento da cui noi siamo partiti poco fa, no? Certo. Perché se la parola è ciò che caratterizza l'uomo e lo distingue dagli animali, no? il fatto di essere costretto a mentire con ciò che ci rende uomini, che è la parola, è un ulteriore segno di quello snaturamento, no? E di anche che sta alla base, anche poco fa Dino parlava di quella fetta di pane, no? Quella trasparente fetta di pane, che poi ritornerà al centro di una delle sue poesie, che si intitola Un pezzo di pane calpestato, in cui rivive quell'esperienza lì, no? della fetta di pane che un anonimo posava sulla finestra dove lui era costretto a scontare la sua pena, ed è in quel rivivere, no? quella esperienza, c'è anche il dramma di un uomo che... la cui esperienza più terribile, secondo me, accanto a questa, proprio la fame, il freddo, no? ma che sono elementi sì che colpiscono, ma che non sono l'elemento che caratterizza la sua esperienza, perché la accomuna a quella di tanti altri disgraziati come lui, che ebbero quella triste sorte. Ma l'esperienza più terribile è quella a cui poco fa accennava fra le righe Dino. E un giorno, no, i tedeschi avevano stabilito che oltre i 40 kg si era dichiarati inabili al lavoro, quindi il destino era la soppressione.
E un giorno Gerardo scoprì di pesare 40 kg e 700 grammi. I tedeschi, si sa, sono precisi, no? Giusto? Quindi quei 700 grammi gli salvarono per il momento la vita. Ma io mi sono posto il problema, no? Proviamo a calarci in quella situazione di un uomo che sapeva che l'indomani sarebbe finito tutto per lui, perché 700 grammi, certo, in quelle condizioni si perdono in un istante. Quindi le esperienze che lui visse di snaturamento, che lo portò anche a convivere, a passare una notte in compagnia della morte, che sapeva che l'indomani l'avrebbe colto. Io credo e qui ci vuole parecchia fede, no? Io credo che per superare questo, la consapevolezza proprio del rischio della morte c'era sempre, perché naturalmente ci sono sicuramente dei momenti particolari, certo, però era sicuramente un momento di continua compagnia. Ora però chiedo alla regia, vediamo se con Dino riusciamo a mandare un po' di contributi che abbiamo raccolto. Ecco, questa foto mi è stata consigliata da Salvo, perché mi diceva, ecco, lì c'è tutta l'essenza, no, puoi, per favore puoi tornare un attimo alla foto? Ecco, perché c'è tutta l'essenza dell'essere di tuo padre. Mi racconti questa cosa, sì, cioè dello sguardo? Sì, perché quello che più mi ha colpito è questo contrasto, diciamo così, che c'è fra lo sguardo di Gerardo, che è rivolto verso l'alto, incurante del mondo reale, che è rappresentato nel giornale che tiene sulle gambe e di cui lui si è assolutamente disinteressato. Qua quanti anni poteva avere Dino, tuo padre? Ma qui immagino che siamo all'inizio degli anni 70, quindi saremo sui 55-56, e come foto mi è cara proprio perché venne scattata nel giardino che era casa comunque di mia mamma, quindi in realtà appunto penso che vederlo appunto, diciamo, anche così contento. Andiamo avanti, forse anche... andiamo avanti perché abbiamo poco tempo, dai, la seconda, ecco, questo invece, Dino, che cos'era? Allora, questa naturalmente è la cartolina che diedero comunque gli americani ai sopravvissuti per informare comunque la famiglia che di fatto si erano salvati, tant'è vero che comunque proprio bisognava mettere solo una casella. Fleggare, come si dice oggi, bisogna fleggare, sto bene, sto arrivando, ci vediamo presto. Perfetto, infatti la casella è quella, sono sano e salvo. E il problema è che questa cartolina non arrivò quasi mai, in quanto appunto da Salerno in giù tutti comunque i collegamenti ferroviari erano saltati, quindi anche se mio padre venne liberato agli inizi di marzo, la famiglia seppe che lui era salvo soltanto il 15 agosto, quindi appunto in realtà andiamo avanti. Arrivò molto ma molto dopo. Questa invece è una cartolina che lui invia da Piacenza, in cui che io ho avuto il piacere di pubblicare per la prima volta qualche anno fa, in cui lui scrivendo al fratello Franco, se non ricordo male, dichiara che da un certo tempo si respira un'aria più pura. Siamo a ridosso del 25 luglio, quindi la caduta. Andiamo avanti, forse ci sono, andiamo velocemente perché abbiamo purtroppo poco tempo. Questa, quanti anni aveva qui tuo padre? Quindi aveva 19, si era appena iscritto all'università, e infatti la foto che era stata scattata proprio per il tesserino universitario. A parte i capelli sembri tu. Grazie. Andiamo avanti. Ecco, questa invece è una cartolina, è una fotografia molto particolare, perché mi pare che ci sia una lettera vicino a questa fotografia dove diceva: guardate che io mi sto divertendo, sono in un posto bellissimo, se non ricordo male, qualcosa del genere. Sì. Comunque, allora, purtroppo penso che abbiamo già finito. Questa è la carta d'identità invece di tuo padre. Sì, subito dopo comunque la liberazione, e comunque si vede che non è più comunque, diciamo, l'uomo che era partito. Non ha lo sguardo. E allora con questo noi concludiamo. Questa praticamente, ecco, è la scuola media statale Luigi Sturzo di Biancavilla, ha dedicato l'aula dei professori a Gerardo San Giorgio, e questa penso che sia stata la cosa più bella di questo mondo, cioè ricordare appunto un uomo in peritura memoria a questo punto. Sì. Questa è la segre. Noi dobbiamo praticamente adesso salutare. Allora, io voglio soltanto dire questo, io vi ringrazio tantissimo, credo che queste
siano delle trasmissioni che possono essere veramente utili per tutti, e quindi ce ne speriamo che ce ne siano anche altre. A questo punto soltanto vi voglio soltanto salutare, ringraziare, e Dino, ci vediamo direttamente qui a Catania. Sì, salve. Con grandissimo piacere, e ringraziamo anche l'editore, appunto Vittorio Fiorenza, di Nero su Bianco. Perfetto. Che ha voluto comunque dare alle stampe questi due volumi. Perfetto. E allora, grazie ancora Dino, grazie ancora Salvo. Grazie a te. Spero che sia stata una trasmissione comunque quantomeno di riflessione. L'unica cosa che vi posso dire è, come sempre, buona vita e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.